Buongiorno a tutti, io sono Vittorio Vaso 88 e questo è il mio mondo. Buongiorno a tutti, io sono sempre VictorLaso88 e questa è una nuova puntata del mio movie blog. Allora, volevo scusarmi in anticipo per l'effetto stile pala discoteca anni 70 come faccia, ma a quest'ora purtroppo il sole batte sulla finestra, devo abbassare la tappella, sembrerei l'Arcangelo Gabriele, e purtroppo non avevo tempo di fare video ultimamente, quindi posso fare solo a quest'ora, quindi mi spiace. Allora dunque, volevo ringraziare innanzitutto tutti quanti gli iscritti, perché siamo arrivati a più di 4200, e non capisco sempre come mai, io vi ringrazio veramente di cuore, e volevo ringraziare di cuore anche io Toby, che nel suo ultimo video del secondo canale ha parlato molto bene di me e dei miei video, quindi io sono commosso, grazie per tutte le belle parole che ho usato, veramente, grazie mille. E poi volevo dire che i ragazzi della Radio Frost Brothers, mi hanno fatto qualche giorno fa un'intervista, per chi non sapesse di cosa si tratta, chi non l'avesse vista, metterò il link nella descrizione, e hanno fatto un montaggio audio-video strepitoso, quindi veramente è venuto molto bene, perché siete stati bravissimi a montarla, complimenti, iscrivetevi al loro canale, metterò sempre il link nella descrizione. E parliamo del film di oggi, un film del 2009, della regia di Felix Gary Gray, che è uscito credo una settimana fa qui in Italia, e si chiama Giustizia Privata, che non ho capito perché hanno fatto questa traduzione, perché in realtà il titolo originale è Law Abiding Citizen, però vabbè, sappiamo che in Italia i titoli li traducono un po' liberamente, ed è un film con Jamie Foxx e Gerard Butler. Allora dunque, il film è un film d'azione che era abbastanza atteso, perché martellavano parecchio con i trailer, diciamo che era uno dei film più attesi di agosto, comunque non è che ne siano usciti tantissimi, ma insieme a Nightmare e a Shrek e Vissero Felici Tutti e Contenti era uno dei film più attesi, diciamo che riapre un po' la stagione cinematografica. E quindi io lo attendevo abbastanza, perché mi aspettavo un film d'azione abbastanza costruito. Diciamo che quando uno vuole andare a vedere un film d'azione si aspetta qualcosa in particolare, diciamo, che io non ho trovato in questo film e mi ha abbastanza deluso. Ma perché? Perché mi aspettavo qualcosa di diverso. Ora, spiego. Il film vanta due interpreti di un certo livello, comunque Jamie Foxx, che era un po' che non lo vedevo, e qui fa una parte, qui è molto bravo, sostiene un ruolo abbastanza, non difficile, ma sostiene un ruolo un po' da duro, diciamo, questo procuratore, questo procuratore distrettuale che ha a che fare con questo uomo che si vuole, che è Gerard Butler, che si vuole vendicare dai torti subiti dal sistema giudiziario americano per un fatto che gli era accaduto anni prima, parecchio sconvolgente, che aveva sconvolto la sua vita. Ora io non dirò bene cosa, anche se probabilmente avete visto il trailer. E diciamo che il film per tutta la prima parte regge, sembra anche un film di un certo livello, sembra anche un film intrigante. Poi non so perché l'ossatura intera crolla a un certo punto, dopo 40 minuti, un po' prima della metà, il film crolla su se stesso come un castello di carte e diventa un ricettacolo di banalità che non mi sarei aspettato che avrebbe degenerato in questo modo. Allora, queste ovviamente sono solo le mie opinioni, perché ad esempio Fisso, che saluto tante cose, Fisso ti saluto perché l'ho sentito l'altro giorno, aveva questo rendeghino in gola, era sfiatatissimo, lui è un rapper quindi non può usare la voce per fare il suo mestiere, quindi ti saluto. Dicevo, Fisso l'ha visto e mi ha detto che a lui è piaciuto, ad esempio. Secondo me invece non mantiene il pathos che promette, diciamo è un film che promette certe cose, promette uno svolgimento che dovrebbe essere adrenalinico e non mantiene la promessa. Diciamo che prima di metà film, il film crolla con un castello di carte, non mi piace, la trama prende una piega quasi illogica per quanto mi riguarda. Gerard Butler è bravo, però diciamo che hanno cercato di caratterizzare il suo personaggio cercando di renderlo il più ambiguo possibile, ovvero questo suo senso di vendetta, che lui nega che sia un senso di vendetta, diciamo che lui in quello che fa, per quello che fa invoca un movente che avrebbe a che fare con un bene superiore, diciamo, non meglio precisato, diciamo che vogliono dare una morale propria al personaggio senza però spiegarla molto bene, e vorrebbero quasi elevarlo a moderno paladino della giustizia con una morale tutta sua, però diciamo che il personaggio è ambiguo, vuole risultare ambiguo, ma è troppo ambiguo, perché a un certo punto non si comprende quasi più la logica delle sue azioni. Se all'inizio si può intravedere una logica, sebbene malata, nel quello che lo porta a comportarsi in un certo modo, dopo questa sua, come si può dire, questa sua logica viene un po' meno. Io non la riesco a cogliere fino in fondo questa logica. Mi spiego, non credo che il personaggio, che l'integrità del personaggio sia stata mantenuta per tutto il film. A un certo punto gli eventi prendono una piega che non è giustificabile da un punto di vista razionale. E certo è un film d'azione, voi dite, beh, è un film d'azione, però è un film d'azione che non è costruito come i film d'azione soliti, perché comunque di scene d'azione adrenalinica non ce ne sono poi tante. Non è una cosa la Io vi troverò, che Io vi troverò, un film
incredibile perché coniuga una tematica comunque che fa riflettere a scene di pura azione come vorrebbe uno spettatore che va a vedersi un film d'azione. Questo film offre meno azione di quello che uno si aspetterebbe e si basa più che altro sull'interpretazione di Gerard Butler, che comunque è un interprete che io considero, secondo me, ovviamente quelle che dico sono sempre le mie opinioni, naturalmente io non ne capisco abbastanza da dire che una cosa è quella e basta, no, sono semplicemente le mie opinioni. E quindi dico che secondo me Gerard Butler è un interprete che ha saputo destreggiarsi sia in ruoli comici che in ruoli drammatici, e qui è molto bravo. Certo, cercano un po' di, come si dice, di puntare tutto anche un po' sulla sua fisicità. Comunque Gerard Butler è abbastanza muscoloso, quindi cercano un po' anche di costruire il personaggio su questa sua fisicità possente, mentre invece diciamo che il personaggio di Jamie Foxx è abbastanza orientato più sul cervello, diciamo, anche se il personaggio di Gerard Butler ha una mentalità da stratega che lo aiuta molto. Diciamo che il personaggio è come un personaggio pericolosissimo, se vogliamo, e quindi c'è l'ambiguità del se è cattivo, se non è cattivo. Diciamo che non si riesce a identificarlo esplicitamente con il cattivo, perché in realtà i cattivi sarebbero quelli che fanno parte del sistema giudiziario marcio americano, perché la vera vittima è il protagonista, è il personaggio di Gerard Butler, anche se non si comporta esattamente come si dovrebbe comportare un buono, mentre invece il buono, diciamo puro, è il personaggio di Jamie Foxx, se vogliamo. Però, ecco, questo film mi ricorda strutturalmente un film del 1991 di, mi sembra, scusate, Russell Mulcahy, con John Lightlow e Denzel Washington, che si chiama Verdetto Finale. La trama non è esattamente la stessa, la può ricordare, ma diciamo che prende una direzione diversa. Ma mi ricorda per il crollo strutturale un film che inizia con una buona idea e finisce come un'immensa puttanata, scusatemi il termine, perché questo film, Giustizia Privata, ha un epilogo che secondo me è assolutamente illogico, ma veramente illogico. Cioè, secondo me certi film dovrebbero mantenere un fondo di logicità. A parte il fatto che secondo me si arriva a livelli di banalità e scontatezza veramente rari nel finale. Cioè, io ovviamente non dico, ma veramente scontato, ma tanto, cioè proprio che tu 10 minuti prima che finisca sai già come va a finire. E allora quando succede così non piace, perché uno dice, vabbè, è un film d'azione, ma cosa pretendi? Sì. Ma non è abbastanza d'azione per potersi permettere di essere così scontato. Se io vado a vedermi un film d'azione, per dire Die Hard 4, d'accordo, che era uscito poco tempo fa, con Bruce Willis, se io vedo Bruce Willis che abbatte con un'automobile un elicottero, non dico, ma che cosa ha appena fatto? Semplicemente dico, beh, sono andato a vedermi Die Hard, cosa potevo aspettarmi? Questo, ok? E se finisce in maniera scontata, chi se ne frega, perché mi sono visto 2 ore di esplosioni spettacolari che arriva all'orgasmo atomico, va bene? Perché sono andato a vedermi un film di quel tipo. Se io vado a vedere un film di come Giustizia Privata, aspettandomi come mi dovrei aspettare da tenere un film d'azione, non ho il tasso di azione giusto da poter dire sì, ok, va bene, è banale, però almeno mi sono visto un film dove c'erano esplosioni, gente che saltava con la moto, capito? Quello dico. Perché se uno vuole andarsi a vedere un film d'azione, se il film è scontato non gliene frega niente, perché comunque sì, lo vai a vedere, sono film di puro intrattenimento. Questo invece cerca di essere un po' troppo serio, senza riuscirci particolarmente, cerca di inserire degli elementi di thrilling che sono troppo deboli per quello che posso capirne io, e a me non mi ha veramente dato niente. Io veramente è un film che poi anche noioso in alcuni punti, perché è un po', diciamo che cerca, è troppo intricato, perché cerca di entrare un po' troppo nella mente dei personaggi senza proiettare bene quello che i personaggi vogliono o il perché fanno certe cose. Certe cose sono abbastanza, cioè sì, c'è un certo ingegno in alcuni piani del personaggio, ma secondo me è un po' troppo debole, cioè una debolezza di fondo che non mi sarei aspettato da questo titolo, assolutamente. Non, io mi aspettavo di vedermi una cosa totalmente differente. Sarà quello, magari io sono partito prevenuto, perché volevo vedermi un film d'azione, e non ho trovato quel film che mi aspettavo, quindi sono partito prevenuto. Per cui, se volete un film in cui c'è un tasso d'azione moderato, diciamo, è un foglio intricato, però in alcuni punti poco chiaro, ecco, potrebbe essere più che fa per me. Comunque, io non dico, non è che glielo sconsiglio, lo sconsiglio visto al cinema, perché secondo me non vale i soldi del biglietto. E dicevo che mi ricordava il film Verdetto Finale con Denzel Washington, perché è un film che partiva bene, quello lì con Denzel Washington, in cui John Lightlow era cattivo, magari qualcuno se lo ricorderà. Però vedete, in quel film almeno c'è un bel po' di azione, c'è molta più azione di questo, diciamo. Non è che qui non ci sia totalmente azione, per l'amor del cielo, ma è un po' diverso, cioè non so come dire, non
non è assolutamente il film che potrebbe apparire dal trailer, capite? Cioè il trailer promette cose che il film non mantiene e succede spesso quando si guardano i trailer. Certo, se dobbiamo guardare la regia non è neanche fatta male, la regia è anche abbastanza briosa. Nelle scene d'azione Grey sa utilizzare la macchina da presa, peccato che sono un po' poche le scene d'azione. Non riesce a mantenere però a livello registico la suspense che probabilmente vorrebbe dare. Sceneggiatori e registi si erano messi d'accordo probabilmente per dare un livello di suspense o suspense che si voglia, che a livello registico non è mantenuta bene dalle inquadrature, secondo me. E questa è una cosa un po'... Secondo me, non dico grave, però è una cosa che hanno fallito nel tentativo. Capite? Hanno fallito nel tentativo di dare quell'alone di mistero a un qualcosa che poi quando capisci bene i vari pezzi dici sì, vabbè, però non è che sia un qualcosa, non è una rivelazione così, capito? Adesso io non dico niente, quello che sto dicendo probabilmente non vi farà capire niente, però quando vedrete capirete cosa intendevo dire. E no, non tiene neanche bene su, non tiene neanche tanto svegli come film, diciamo. Nella prima parte sì. Nella prima parte sì, perché nella prima parte tu ti aspetti che il film continui in un certo modo. Poi lo trovi un po' lento, lo trovi un po'... Non c'è sugo, non c'è polpa, non lo so. Ecco, mettiamolo così, è buona l'idea di base, ma è quello che c'è dentro che non c'è... Che là non è, è come un contenitore riempito male, non lo so, è quella l'impressione che me ne è venuta. L'interpretazione degli attori, nulla da dire, l'interpretazione degli attori è interessante, i dialoghi sono anche brillanti, alcuni dialoghi non sono male, sono molto filosofici, però ripeto, alcune cose sono un po' scure, rimangono un po' scure, boh, non lo so, non è un film che mi ha entusiasmato per niente, direi, non mi ha per niente entusiasmato, quindi io non consiglio assolutamente di guardarlo al cinema. Poi vabbè, ovviamente se volete che lo stavate aspettando, andate a guardarlo, naturalmente è meglio rimanere delusi che non andare a guardarlo proprio, perché io di solito quando vado a vedere un film, anche se qualcuno dice no, non deve far cagare, io voglio guardarlo con la mia testa, ovviamente. Però io vi do il consiglio, vi dico che se non è un film che ci tenevate particolarmente ad andare a vedere, non guardatelo al cinema, cioè non ne vale veramente la pena di guardarlo al cinema, assolutamente, anche perché non è un film d'azione che devi sentirlo col Dolby Stereo, assolutamente no. No, qualche esplosione c'è, sì, ma non sono quelle esplosioni di dici, se fossi stato al cinema chissà che bello, no. Secondo me no. Quindi, ripeto, a me non mi ha veramente dato niente, cioè, mi sono già quasi dimenticato, cioè è proprio un film che è veramente dimenticabile, ma veramente, veramente dimenticabile. Ci sono proprio delle cose che non si incastrano, quindi scusatemi, sono stato forse un pochino non sotto troppo, non lo so perché mi ha lasciato perplesso come film, quindi io spero di non avervi annoiato troppo, noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog, ciao a tutti!